Buongiorno ragazzi, oggi è 19 aprile 2023, mercoledì, siamo al tabacchino della stazione Mon Amour. Buongiorno, edicola tabacchino alla stazione Spilimbergo. Mi sono alzata con lui, ho messo tutti i giornali a ventaglio perché l'ho fatto già questo lavoro Ne all'emisfero. tengo caldo, devo usare un All'emisfero ho ventaglio fatto allora. questo lavoro. E niente di meno, appena la gente spostava i giornali, c'era uno di giù che mi diceva: Susi, ma da qua, c'è un giornale di sopra l'altro, non si vede niente. Era immenso, me ne sono fuggita dopo una settimana. Mi sembrava di stare a Auschwitz. Ma come, io ogni volta che tocco il giornale una persona devo aggiustare tutti quanti? Ma tu sei impazzito? Il mestiere però me lo sono imparato. E va bene, me l'ha insegnato, io l'ho imparato, me l'ha inculcato. Mi hai tenuto una settimana a nero, adesso ti mando a fanculo, mi dai i soldi e mi sono imparato anche un mestiere, stronzo. Con tutto che sei terrone, mi volevi sfruttare, sfruttature. A nero, perché non mi hai messo una settimana già a posto? Oh. Napoletana all'emisfero, chissà che c'è. Mi sembra che se n'è andato proprio, c'aveva tutti i giornali, 200 metri quadrati di giornali. E come facevo io da sola? Oh, metti due o tre persone, ma che sei scemunito? Ti piace a tenere la schiavetta? Così? Ma sì. che schiavetta! Sì, stanno i maschi sfruttatori. Io glielo dicevo a mio padre: tu sei il mio primo maschio sfruttatore perché mi hai Arriva la dato. posta e Io quando pay! aiutavo mio padre in Arriva la fabbrica. posta e pay, che stipendio e tasse! Aspetta, quando io lavoravo con Ah! papà, mentre studiavo, senza un cliente, mentre studiavo, giugno e luglio aiutavo mio padre in fabbrica e l'agosto andava mai. E mi dava 35.000 euro a settimana, dicevo, papà, ma tu c'hai la casa franca, cioè nel senso che è nostra, c'è cioè, mangiare franco, ti devi solo comprare vestiti. E che mi compro con 35.000 lire dentro al mercato? E non ti vengo più, allora te ne do 70. No, non voglio neanche 70, mi ha offeso. Vabbè, mettiamoci d'accordo. E che mi serve? Vado dentro al negozio 35 euro, 35.000 lire, dentro alla boutique, mi danno il foulard. E che mi come? Me lo metto a posto di pantaloni. Allora mi ho cominciato a lavorare a nero per gli altri. Allora mi davano 400 euro, 400.000 lire, 200.000 lire, 300.000 lire. Papà andava in bestia, diceva andate a fare i servi per gli altri. Ho detto papà, ma tu l'attività ce l'hai a nero, cosa vuoi da me? E quindi questa è la storia, ragazzi. Buongiorno, qua c'è un bel sole, guardate. Io adesso devo andare a fare gli affari miei, fate gli affari vostri. Arrivederci, buona giornata. Ciao ragazzi.